Non ci vorrà molto. Quanti altri ribelli hanno preso? Ishiki, forse puoi aiutarmi. Ho mandato 5 uomini a rubare le armi del culto di Kukulkan per la ribellione, ma hanno fallito. Un tempo li avrei guidati io, ma ora non posso combattere né correre senza tossire sangue. Però so ancora escogitare un piano, o almeno così credevo. I miei compagni sono stati catturati e legati a dei pali nella città bassa come avvertimento. Rimarranno appesi lì finché non moriranno. Non se vado a salvarli. Sì, con il travestimento da guardia del serpente potrai slegarli tutti e 4 senza destare sospetti. 4? Hai detto che gli uomini erano 5. È vero, li guidava Colqui, ma non è stato catturato insieme agli altri. Nessuno l'ha visto. Probabilmente è stato ucciso. Vedrò che posso fare. Tutto pieno, non ci sta nient'altro. Si salvino. Ehi, Lara, hai un minuto? Vieni qui. Uchu e io stavamo parlando e beh... Uchu, che cosa hai in mente? Il giorno dell'incoronazione di Ezli si avvicina. Presto sarà un uomo e muoverà i primi passi verso il suo futuro da re di Paititi. Aspetterete questo giorno con ansia. È la speranza di vederlo, a darci la forza di opporci ad Amaru. È sempre bene tenere a mente per cosa si combatte. Posso essere utile in qualche modo? Alla morte di Saidi, il padre di Ezli, Unuratu mi ha onorato con il ruolo di padre adottivo. Uno dei miei compiti sarebbe di riunire 3 oggetti sacri per la cerimonia, ma... Ma con tutto quello che sta succedendo non puoi farlo. Di che oggetti si tratta? Dell'amuleto del Redentore, l'arco del Paladino e il corno del Re. Ciascuno è una benedizione degli antenati del futuro Re. Dimmi che ti serve e vedrò che posso fare. Ho già degli uomini alla ricerca dell'amuleto e dell'arco. Se trovassi Kabil, il costruttore di strumenti, e ottenessi il corno del Re da lui, ci faresti un grosso favore. È un tipo difficile. Ho mandato 2 uomini, hanno fallito entrambi. Potresti parlarne alla moglie? Penso di poterci riuscire. Fa attenzione. A volte Kabil può essere ostinato, ma Abra, sua moglie, sa bene come ammorbidirlo.